Cari amici dell'Altro Corriere, ben ritrovati. Siamo ad un nuovo appuntamento con la cultura calabrese e abbiamo oggi ospite in studio Francesca Velti. Francesca, benvenuta. Grazie, grazie infinite. L'ospite di oggi è un ospite che ci racconterà la storia che ha scritto nel libro Malapace, edito da Miraggi, ed è una storia che è ambientata in un campo di prigionia della Seconda Guerra Mondiale. La scelta dell'ospite non è casuale perché questo è il mese della memoria, in un tempo in cui la memoria sembra sempre più labile e si tende e si cerca di riscrivere la storia dimenticando quello che effettivamente è accaduto, noi in questo mese vogliamo raccontare un po' di vicende che sono legate a quel mondo, che è il mondo da cui poi è nata la nostra Repubblica ed è risorta l'Europa tutta. Malapace, intanto devo dirvi che è un libro emozionante, straordinario, scritto in una maniera sublime. Francesca Veltri, dopo Edipo a Berlino, che è un altro libro che continua a consigliare, che è il suo penultimo romanzo, la sua ultima uscita prima di Malapace, e dopo Edipo a Berlino riprende il racconto ambientato nella Seconda Guerra Mondiale. Questa volta il teatro è un campo di prigionia, Camp de Carré, dove François è detenuto. François è un personaggio particolarmente, un protagonista, il narrante del libro, un ex socialista, era stato socialista, poi pacifista, poi si è avvicinato alle posizioni collaborazioniste della Repubblica di Vichy in Francia. In questo campo di prigionia incontra, dove è detenuto appunto per la sua attività di collaborazionista, incontra François, che è un amico d'infanzia, incontra Antoine, perdonatemi, che è un amico d'infanzia e che invece un fascista, anzi anche nazista, convinto, uno di quelli che ha utilizzato la tortura, l'assassinio come strumento di lotta politica. Da quel momento nasce un confronto-scontro che porta François a ripercorrere le tappe della sua vita e a ricordare i vari passaggi che hanno portato alla sua permanenza in questo campo di prigionia attraverso, e con questa Francesca è straordinaria, l'incontro anche con diversi personaggi che sono stati protagonisti del suo percorso esistenziale, che sono personaggi di una straordinaria tragicità, semplicità e complessità personale, che definiscono poi anche il libro, perché questo è un libro complesso che costringe a ragionare chi lo legge non solo su quanto è avvenuto, perché qua non siamo nell'ambito di un libro che ripercorre semplicemente le vicende che ci sono state nella Seconda Guerra Mondiale, ma invece costringe a ragionare su alcuni aspetti e noi lo faremo con Francesca senza volervi anticipare nulla. Era doverosa questa introduzione perché Malapace ed il titolo è importante, perché poi nel titolo, Francesca, partiamo da qui. Sì. C'è, diciamo, uno dei quesiti fondamentali del tuo lavoro. È possibile una pace che non tenga conto della distruzione dell'uomo a qualunque costo? Questo è uno dei dilemmi che davvero ha attraversato l'Europa all'epoca della Seconda Guerra Mondiale e che continua ancora adesso ad essere presente. Io ho incontrato questo dilemma quando ho iniziato a leggere le opere di Simone Weil, che passa proprio da una posizione pacifista radicale all'idea invece che sia necessaria la resistenza, la guerra di resistenza e anche la guerra internazionale contro il nazifascismo. E in una generazione che era praticamente figlia delle persone che avevano vissuto la prima guerra mondiale, che avevano vissuto il carnaio delle trincee, che avevano
una generazione che aveva visto morire i propri padri, oppure li aveva visti tornare invalidi, li aveva visti tornare con dei ricordi atroci. Per questa generazione la guerra era il male assoluto. Peggio della guerra, di un'altra guerra paragonabile alla Prima Guerra Mondiale, non poteva esserci nulla. Quando il nazifascismo comincia ad affacciarsi all'Europa, comincia ad affacciarsi oltre i confini della Germania e dell'Italia, comincia a diventare aggressivo, per molti inizia questo dilemma. Cosa dobbiamo fare? Aprire un fronte di combattimento con questo tipo di idee, non soltanto con questo esercito, perché non era solo una questione di eserciti come nella Prima Guerra Mondiale, ma anche uno scontro ideologico enorme. Dobbiamo aprire un fronte di combattimento, dobbiamo cercare di collaborare per riuscire a evitare quanto più possibile la perdita di vite umane conseguente alla guerra. Ecco, da questo punto di vista, in Francia, col governo di Vichy, molti si trovano a doversi porre la questione. E malapace è proprio l'idea che una pace possa essere in sé un argomento di dissidio. Verrebbe da pensare che non c'è nulla di più chiaro della pace, del valore, dell'importanza della pace, eppure l'idea che anche sulla pace si possa entrare in conflitto, che la pace stessa possa essere una ragione di conflitto, è proprio quello che lacera i protagonisti del romanzo, che li spinge da un lato e dall'altro. Alcuni sceglieranno appunto la resistenza, altri il collaborazionismo. Quindi il titolo è legato proprio a quest'idea di una pace che diventa essa stessa ragione di conflitto e di divisione fra visioni del mondo, legate comunque a un sistema comune di valori, perché i protagonisti sono amici, Jean-Pierre, Martine, François, vengono da una cultura comune, quella socialista, quella comunista. Sono persone che hanno condiviso tanto e proprio su questo tema della pace si trovano divisi, lacerati su fronti opposti. Peraltro questo è un tema estremamente attuale perché noi lo stiamo vivendo in questa epoca anche con il conflitto in Ucraina e questi stessi precisi, identici quesiti ce li poniamo anche in virtù di quello che sta accadendo adesso. Io volevo chiederti una cosa perché la straordinarietà di questo libro sta anche nella capacità di raccontare un mondo che non c'è più, di descrivere i personaggi, la loro mente, i loro passaggi. Come fai a calarti in maniera così straordinariamente efficace nei personaggi che racconti e che appartengono ad un altro mondo, però? Sicuramente in questo mi ha aiutato il fatto che per anni ho lavorato sulla Francia degli anni 30 e mi sono trovata a leggere tante testimonianze, anche corrispondenze epistolari fra persone che stavano vivendo questo tipo di dilemmi e che raccontavano anche episodi legati al loro quotidiano, alle loro battaglie, alle loro visioni, anche alla loro vita. E pezzo dopo pezzo era come se mi si ricostruisse intorno un mondo. Credo che sia la cosa che mi affascina di più nel fatto di fare degli studi di tipo storico, sociologico, ma anche storico, il fatto di potermi immergere nelle voci di chi ha vissuto quel tipo di esperienze e anche nei loro scontri, queste voci scritte proprio in quegli anni, perché mi è capitato di essere a Nanterre, alla biblioteca che contiene tutti i testi della Francia contemporanea di tipo storico-politico, e ti trovi veramente in mano giornali, riviste, lettere, documenti che sono stati scritti nel vivo di quegli eventi. E quando li rileggi oggi scopri che tante cose ti ritornano vive, perché non sono mai veramente morte, perché ci sono degli aspetti dell'essere umano che non sono rimasti morti negli anni 30, negli anni 40, che ancora adesso mi parlano, mi dicono qualcosa anche di me stessa. Il Lio Narrante del
di questo racconto è François. Chi è François, Francesca? Perché è un personaggio estremamente complesso. François è un personaggio che fin da bambino cerca disperatamente l'approvazione degli altri, che ha bisogno di sentirsi amato ed approvato dalle persone che lo circondano. Ed è qualcosa che anche qui può costituire in sé una forte tentazione. Ci sono persone che hanno la tentazione del potere, della ricchezza, ma è una tentazione anche l'approvazione degli altri, perché per riceverla a volte si finisce per fare delle cose che non si vorrebbero fare, oppure al contrario si fanno delle scelte che poi finiscono per farti perdere proprio quell'aspetto di stima, di affetto. François alla fine della sua vita si trova completamente solo e questa solitudine per lui è la maledizione peggiore. Il fatto di aver attraversato una serie di esperienze molto forti anche a livello personale e di averle perdute, di aver perso l'appartenenza religiosa al mondo cattolico, di aver perso quella comunista, di aver perso anche quella pacifista, di ritrovarsi condannato da tutte le persone che fino a quel momento gli erano state vicine. Per lui è la maledizione peggiore e per me era proprio qui la chiave di questo personaggio, in questo desiderio così forte, così terribile di essere amato e questa impossibilità di riuscire a trovarsi d'accordo con le persone che gli stanno più vicine, anzi di finire per farsene odiare, che veramente è quasi una condizione infernale più ancora di quella della prigionia, questa sensazione di totale, completa solitudine. È ben diversa rispetto all'altro personaggio, Antoine, che con il quale lui vive un rapporto di scontro-incontro, perché alcuni momenti sembra che ci sia un avvicinamento, però poi emerge quella che è la figura di Antoine, cioè di un torturatore. C'è una pagina che tu dedichi alle torture di una crudezza e di una liricità straordinaria, perché tocchi con mano che cosa significa avere a distruggere la vita di un uomo e chiedere che quell'uomo possa morire. A me dispiace di non poter leggere alcuni passaggi oggi perché anticiperebbero molto il racconto che invece va scoperto volta per volta. Altri due personaggi importanti del libro sono Martine e Jean-Pierre, che sono due personaggi tragici, eretici se gli vogliamo definire, in particolar modo Martine, una ragazza ebrea che lui aveva conosciuto da piccolo e che rincontra e che è una ragazza che non si piega alla convenienza, che è tenacemente legata alle sue convinzioni, che sono convinzioni che si crea dalle esperienze di vita. E Jean-Pierre, quest'altro personaggio tragico, che prima anche lui comunista, poi diventa un eretico per i comunisti, viene abbandonato da loro, insomma iniziano un percorso. In mezzo a questa storia c'è un fatto particolare, e il viaggio in Russia, dove Martin trova la cugina, e qui comincia ad emergere un fatto importante sul quale vorrei concentrare la domanda che ti faccio: il discorso del mondo del comunismo. E perché uno degli aspetti del libro è proprio una riflessione su quello che ha rappresentato il comunismo. Posso chiederti, secondo te, cosa ha rappresentato il comunismo nella storia del mondo? Sì, allora è difficile rispondere in poche parole perché ci sarebbe veramente tanto da dire, però sicuramente una speranza di riscatto, perché nella storia di Jean-Pierre, di François, quello che si legge che li spinge ad avvicinarsi, a prendere la tessera del partito, nel caso di François anche per certi versi tradendo la propria appartenenza borghese, possidente, cattolica di origine, è proprio l'idea che i poveri non devono essere sempre gli altri, l'idea che ci sia anche per queste persone la cui vita potrebbe sembrare davvero una
rincorsa insensata di ore e ore e ore di lavoro quasi da schiavi, giorno dopo giorno, ci possa essere un futuro diverso per loro e per i loro figli. Ed è quello che ha spinto tante persone a cercare una soluzione a un mondo che era profondamente ingiusto, che lo è tuttora. Quello che è successo in Unione Sovietica è un po' quello che alla fine conduce anche queste persone a chiedersi perché tante aspirazioni alla giustizia che possono essere rincorse attraverso appunto il comunismo, ma anche attraverso una fede religiosa radicale, poi possano portare a trovarsi davanti un partito burocratizzato, uno stato dittatoriale, una chiesa troppo gerarchica dove non si riesce più a trovare lo spazio reale per essere parte integrante della popolazione che tu vuoi difendere, a cui tu vorresti cambiare la vita, perché c'è come una frattura fra chi è all'interno della struttura e tutto il resto del mondo. E questo è di nuovo un altro dilemma degli esseri umani, il fatto di desiderare con tutte le proprie forze il bene e poi vederlo diventare qualcosa di opposto rispetto a quello che si era voluto realizzare. Io ho letto tanti libri di comunisti dissidenti perché a partire da Buio a Mezzogiorno di Kessler, ma ce ne sono tanti, e nessuno di loro aveva mai rinnegato quel desiderio di giustizia sociale che li aveva portati a quella scelta. Anche quando hanno condannato con tutte le loro forze la struttura autoritaria che ne era venuta fuori, quel desiderio, quella speranza l'avevano conservata, pur avendo l'impressione di dire: ma è possibile che non ci sia un modo poi di realizzarla concretamente in questo mondo di esseri umani che noi vorremmo difendere e che poi tante volte ci troviamo contro, perché quello che succede per esempio a Martin è il fatto di trovarsi davanti una persona che in un luogo dove teoricamente era finita la lotta di classe, dove tutti avevano le stesse possibilità, denuncia una vicina di casa per avere una stanza in più, perché c'è un istinto dell'essere umano che è difficile riuscire a controllare e con cui bisogna fare i conti non soltanto a livello globale, ma proprio anche a livello individuale. Questo istinto che spinge a sopraffare le altre persone per assicurare a se stessi o alla propria idea uno spazio Che è un diverso. altro tema centrale di questo libro, anche se può apparire e non può non apparirlo. E tre le chiavi, secondo me, di Malapace: incontro, confronto, scontro. La straordinarietà di questo libro è nei dialoghi e nel confronto serrato che c'è tra le varie posizioni, che poi porta a comprendere come molto spesso gli interlocutori che abbiamo di fronte, che noi pensiamo essere o immaginiamo completamente diversi, si palesano in termini assolutamente a noi sconosciuti. A che punto è oggi? Perché tu hai voluto porre questo tema del confronto? È soltanto la dinamica del libro o è una chiave proprio delle dinamiche umane che dovrebbe essere presente sistematicamente nel modo di comportarsi di ognuno di noi? Secondo me è qualcosa che ci riguarda tutti, il tema del confronto, soprattutto del confronto con le persone che la pensano diversamente da noi e con cui comunque abbiamo un rapporto affettivo, perché a me è capitato tante volte di trovarmi nella condizione di François, a volte ad aver paura di confrontarmi con persone che amavo perché non la pensavamo diversamente, dovermi costringere a farlo, fare uno sforzo per farlo, aver paura della loro reazione, mentre invece ho visto altre persone come Martin affermare quelle idee senza paura di quello che sarebbe potuto accadere. Ho visto persone come Jean-Pierre cercare di trovare
anche un modo di conciliare posizioni differenti senza riuscirci, ma almeno provandoci, quindi senza avere paura di affermare la propria posizione, ma senza neppure riuscire a dimenticare quello che poi è il bisogno comunque di conciliazione con l'altro, perché Martine, dal suo punto di vista, è una donna estremamente indipendente da tutte le appartenenze e quindi non ha paura del confronto perché anche la solitudine non la spaventa. François ha paura del confronto perché ha paura della reazione che può scatenare. Jean-Pierre affronta questo discorso del confronto cercando una conciliazione forse impossibile, ma ci prova. Ed è qualcosa che forse è importante anche utilizzare quando l'interlocutore ha proprio delle posizioni opposte a quelle che abbiamo noi, perché una delle cose che mi ha colpito via via che scrivevo Malapace è anche sviluppare il personaggio di Antoine e i dialoghi fra François e Antoine, che vengono da mondi completamente opposti, pur trovandosi detenuti, prigionieri all'interno dello stesso campo di detenzione, con le stesse motivazioni di condanna, perché a un certo punto François si trova costretto ad ascoltare le scelte e le motivazioni e le ragioni che hanno portato Antoine a diventare un torturatore, fra l'altro un miliziano, per cui membro di quella milizia che in Francia, nella Francia occupata, ha commesso proprio da parte dei francesi stessi, non degli occupanti tedeschi, ma dei francesi stessi, degli atti terribili. Ed è qualcuno che oltretutto ha anche avuto una rottura forte col suo passato familiare, perché era di una famiglia di nazionalisti francesi. Scegliere di combattere insieme ai tedeschi, di diventare un collaborazionista con i tedeschi per una famiglia di nazionalisti francesi che vedevano la Germania come il nemico per eccellenza, è una scelta dirompente a sua volta. Però Antoine ne è ferocemente convinto e rimane convinto fino alla fine. Tutti i dubbi, i dilemmi di François non lo sfiorano, perché si aggrappa alle sue convinzioni e resta convinto fino alla fine di aver fatto la cosa più giusta. Non c'è retenzione, noi abbiamo per lui, e noi abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione. Francesca, io ti ringrazio molto di essere stata qui con noi a raccontare questo, che è un libro straordinario, e su tutto poi la piena convinzione che l'autrice ha, perché la conosco, ma che si evidenzia dal libro, che la violenza, la sopraffazione, la mortificazione dell'individuo sull'individuo non sono mai giustificabili in nessun caso. Io vi consiglio, cari amici, davvero di cuore la lettura di questo romanzo, perché è straordinario. Malapace di Francesca Veltri, noi speriamo di vederci presto, e l'appuntamento con voi è alla prossima settimana.